Eccomi. Eccoti, ciao. Purtroppo non c'è neanche un semaforo né niente, quindi bisogna molto concentrarsi tanto. Ci sono tutte le scuole che mi vengono addosso come una pioggia di persone. Mi puoi aprire? Ecco, ad esempio mancano gli annunci vocali delle fermate, quindi questo è fondamentale. La cosa che mi dà più fastidio è l'indifferenza delle persone. Anche se ti vengono addosso, capita che alcuni non si fermano e questa è una cosa che infastidisce molto. Passiamo, è rosso ormai, perché le macchine si sono fermate. Anche qui avevamo fatto la richiesta per un semaforo sonoro, ma non, il sindaco aveva detto che avrebbe rimesso il semaforo, ma purtroppo non l'ha messo. Poi nel 2005, sempre tramite l'istituto di ciechi, ho conosciuto il baseball per non vedenti e lì sono iniziato a praticare lo sport con alcuni disabili e mi ha colpito tantissimo perché finalmente potevo correre, potevo tuffarmi, potevo fare delle cose che non pensavo mai di fare e soprattutto creare un gruppo, una squadra e scambiarsi idee, scambiarsi pensieri. E nel 2012 mi hanno proposto di fare atletica, ma non l'avevo presa subito, diciamo, in considerazione. No, no, con entusiasmo sì, ma in considerazione, perché la cosa difficile, come ti dicevo prima, è avere a disposizione una guida. Allora ho conosciuto il mio primo allenatore, che è stata anche la mia prima guida. Nel frattempo, appunto, nel 2013, in una gara, la prima gara, il primo campionato che abbiamo fatto, ho conosciuto la mia dolce metà, che è Bruno, e da lì è nata la nostra storia. Da lì abbiamo iniziato a fare le gare insieme, a allenarci insieme. Prima era la coppia dei sogni hashtag Road to Rio, ora sarà la coppia dei sogni hashtag Road to Tokyo. Però ovviamente prima di Tokyo ci sono anche altri, esatto, ci sono mondiali europei e quindi per noi ora all'imminente c'è Londra, che sono i mondiali di Londra l'anno prossimo, quindi il nostro hashtag è coppia dei sogni hashtag Road to London.